La ricostruzione. Gli alunni apprendono, devono anche avere gli strumenti per poter ricostruire. Sono interessanti le ricostruzioni 3D che spesso loro stessi fanno spontaneamente. Sono loro che mi segnalano a volte certe risorse. Una molto semplice da utilizzare, dalla grafica abbastanza antica, è CD Creator, che permette di realizzare una ricostruzione di città medievale, ma volendo con alcune forzature anche di città rinascimentale, oppure si può scegliere la città moderna come, come base per realizzare una città industriale. Qualche alunno ha voluto realizzare, quando abbiamo fatto la rivoluzione industriale, una ricostruzione usando Minecraft, anzi più di un alunno, dire il vero, uno di loro addirittura tramite il cellulare. È interessante, ovviamente loro ricostruiscono, quindi non ci sono delle operazioni a livello concettuale, mentre ricostruiscono loro non esprimono se non visivamente, però è interessante il loro accompagnamento testuale, orale, alla presentazione che poi mi fanno del loro lavoro, perché si capisce che non è una mera ricostruzione, ma che c'è comunque qualcosa dietro. Segnalo anche un mondo virtuale che io non frequento più perché un po' per nottamburi per quanto riguarda la formazione degli insegnanti. Si chiamava un tempo Second Learning, era ispirato a Second Life, adesso si chiama Edmondo, qua ci sono i link di riferimento, in cui insegnanti e alunni realizzano delle ricostruzioni. E quello che si vede qua è un fondale per l'archeologia subacquea che avevo ricostruito diversi anni fa e che ora non sarei in grado di fare, perché richiede delle competenze avanzate ma anche molto tempo. Ricostruire il 3D.